Eppure le cose si erano messe subito bene per gli uomini di Grassadonia, che dopo appena 6 minuti usufruiscono di un rigore per atterramento di Luca Orlando. Cartellino rosso per l'estremo difensore Ambrosio, dal dischetto va lo stesso Orlando che fa secco il neoentrato Sollo. Pochi minuti dopo Galizia viene placcato in aria da un difensore ospite, ma questa volta l'arbitro non se la sente di concedere il secondo rigore e lascia proseguire tra le proteste. La Neapolis si fa vedere al 27esimo con Monticelli, il tiro da fuori trova Petrocco attento nella respinta. È però il preludio al gol che arriva 60 secondi dopo con Variale che sottoporta il più lesto di tutti a raccogliere un angolo battuto da un suo compagno di squadra. Al 35esimo si ristabilisce la parità in campo anche sugli uomini. Balzano commette fallo e l'arbitro lo ammonisce. Il giovane difensore di casa si lascia andare a qualche parola di troppo e si becca subito il rosso. 41esimo, cross di Pepe in area per Fabio Orlando che ci prova di testa, Sollo però è attento e blocca senza problemi. La prima frazione si chiude con l'azione di Orlando al 44esimo che ruba tempo e palla al fratello Fabio e chiama la deviazione in angolo Sollo. Ripresa, è subito Neapolis, Marinucci Palermo al 6° riceve palla da fuori area e prova di sorprendere Petrocco. Il centrocampista ospite sfrutta anche una deviazione, palla che fa la barba al palo con l'estremo di casa fuori gioco. 14esimo, risponde la Paganese con Pepe, il tiro da fuori per poco non beffa Sollo che si lascia passare la palla sotto il corpo. 20esimo, Tricarico va alla conclusione, la Neapolis si salva ancora in angolo. 3 minuti dopo è ancora Variale a rendersi pericoloso, l'attaccante ospite manca di poco il bis. Nei minuti finali la Paganese cinge d'assedio la Neapolis, Luca Orlando al 35esimo ruba palla ad un difensore e supera in slalom 2 avversari, l'attaccante però sciupa tutto al momento della conclusione. L'ultima azione è proprio allo scadere con il neoentrato Morello. L'ex Gallipoli si gira e dal limite lascia partire un bolide che però si spegne di poco alto sulla traversa. L'accettiamo per come è arrivato, è chiaro che insomma, si era aperta una buona strada per noi soprattutto all'inizio, poi insomma, ci siamo complicati un po' la vita, però insomma, siamo una squadra giovane che paga alcune leggerezze e andiamo avanti.